per i nostri delitti. Buonasera ai telespettatori di Rete 8, siamo a Pescara, esattamente in Piazza della Rinascita, in Piazza Salotto, con le immagini del collega Diego Martelli e vicino a me un volto noto che conosciamo come ogni venerdì santo, Don Emilio Ronzi, che è direttore dell'ufficio liturgico, con cui parleremo di questa Via Crucis, perché c'è da dire, poi lo chiederemo a Don Emilio. Intanto io parlo a bassa voce perché qui abbiamo adesso Diego Martelli, inquadrerà la statua della Madonna addolorata e del Cristo morto. Dicevo, c'è stata una piccola grande rivoluzione a Pescara, non la processione canonica che è dal Sacro Cuore, ossia dal Santuario della Divina Misericordia, che arriva a San Cetteo con i simboli, ma la Via Crucis, le 14 stazioni lungo Corso Umberto e qui in Piazza Salotto. Una scelta che è stata voluta dall'arcidiocesi di Pescara Penne subito, che ha reso un po' perplessi i pescaresi, ma chiedo subito a Don Emilio il perché di questa scelta quest'anno. Ma semplicemente una scelta per concentrarci maggiormente su un'esperienza di preghiera, di riflessione, di meditazione. Spesso abbiamo riscontrato che durante la processione del Cristo morto c'era tanta distrazione e non c'era la concentrazione che merita il Cristo morto, la Madonna addolorata, seguendo anche quei simboli che tante volte abbiamo commentato insieme, ecco, quei simboli che ci rimandano alla passione, alla sofferenza di Cristo. Quest'anno il Vescovo ha preferito fare una proposta di preghiera, abbiamo amplificato tutto il percorso, abbiamo diviso questo breve percorso, relativamente poi breve, che va dal Santuario della Divina Misericordia fino a qui, Piazza della Rinascita, un luogo significativo per tutta Pescara, è proprio il centro, il cuore degli incontri di tanti, di tutta l'età, dei giovani come delle persone meno giovani. Allora abbiamo deciso di pregare qui, in queste strade dove spesso ci si incontra e si convive un po' la vita quotidiana o la vita di festa. E quindi è stato redatto, ecco, anche se un testo, l'arcivescovo ha fatto le meditazioni, insieme con l'ufficio liturgico abbiamo redatto tutto il percorso e quindi siamo qui in preghiera. Conosciamo bene l'esperienza della Via Crucis. La Via Crucis sono 14 stazioni che ci fanno immergere in questo dolore che Gesù ha sofferto per noi. No, siamo in un momento decisamente particolare perché sono le ultime stazioni della Via Crucis. Siamo poi di fronte, veramente una scena molto toccante, Don Emilio, per chi è credente, di fronte alla statua della Madonna addolorata e del Cristo morto. Non so se Diego Martelli, il nostro operatore, può girare la telecamera e far vedere anche tutti coloro che hanno portato queste statue, questi simulacri, che sono diversi, vero? Cioè, soprattutto la croce che adesso dovrebbe arrivare in hoc signo vinces, quindi la croce che è il simbolo per eccellenza. Allora, la croce di dimensioni molto ridotte è stata portata da varie categorie di persone, una mamma, una famiglia, un operaio, una forza dell'ordine, protezione civile, gli scout, ecco, si sono avvicendate queste realtà che spesso stanno al servizio del cittadino, al servizio della comunità. Hanno portato la croce perché i malati portano quella croce quotidiana e quindi queste le persone. Altre associazioni come la Misericordia, gli scout, la Croce Rossa, la Protezione Civile hanno scortato questa croce, diciamo così, hanno accompagnato a destra e a sinistra con le torce, con le fiaccole. Quindi è stato un percorso doloroso e luminoso contemporaneamente, con questi segni di speranza forte. Le persone che si prodigano ogni giorno nel far sì che tutti possano stare meglio e anche in quel pronto intervento, pronto soccorso che noi sappiamo. Il Vescovo ha chiesto a tutte le forze militari di non partecipare con le armi come segno di non violenza, ma qui davanti alla Maria addolorata e Gesù morto, e quindi alle nostre spalle, praticamente di fronte a loro, vediamo una moltitudine di persone, veramente una moltitudine. Posso dire che una parte buona della città di Pescara si è riversata in questa preghiera. Sì, è vero, c'è stata qualche polemica per il passaggio evitato nella zona di Porta Nuova, ma nulla toglie che in futuro un'esperienza simile si può fare anche nell'altra parte della città. Ma non è questo, l'importante è che siamo insieme, siamo qui ai piedi di Maria e presso il Cristo morto a pregare insieme, a riflettere. Oggi i dolori di questo mondo
non c'è bisogno che li elenchi io, e anche di questa società, i momenti di scoraggiamento, di depressione, ecco, che sono simboleggiati spesso da Gesù che cade tre volte nella Via Crucis. E ecco, Gesù in questo momento è Gesù che viene spogliato delle... Quante persone hanno perso la dignità, no? Spogliare le vesti significa togliere la dignità a qualcuno. Ecco, Gesù si è lasciato spogliare, completamente nudo, ha perso ogni dignità. Ma perché ha fatto tutto questo? Per amore. Gesù è colui che ama oltre ogni immaginazione, si lascerà schernire, si lascerà anche mettere la corona come un re. Se si leggesse la Passione secondo Marco, scopriremmo che c'è la falsariga della intronizzazione dei re di Israele, no? Quindi gli mettono un manto rosso, la corona di spine, i saluti, però tutta una parodia, tutto uno sberleffo, e Gesù in silenzio. Perché? Perché Gesù vuole prendere tutti i peccati del mondo, vuole portare a compimento la dimensione umana della sua vita per perderla completamente ed entrare nella divina eternità. Ecco, quindi questo Via Crucis è una grande speranza per tutti quelli che soffrono. Quanta gente soffre, quanta gente è nel disagio, quanta gente è nel bisogno di una speranza. Ecco, Gesù incarna tutto questo, fa tutto questo proprio, distrugge e dona la speranza. Dona la speranza. Quindi dopo qualsiasi situazione tragica di questa vita, questo buio, possiamo dire che il dolore di Cristo, la crocifissione e la sua morte è un salto nel buio per ritrovare la luce. Un salto nel buio per trovare la luce. E Gesù poi si mostrerà sempre come luce. Noi abbiamo queste fiaccole che hanno in qualche maniera illuminato il percorso, ma sono ben poca cosa di fronte alla luce che è Cristo. Quando accadono queste cose, il Vangelo sottolinea più volte che era notte. Il buio della vita è il buio quando sei nelle tenebre, quanto scoraggiamento, quanto disagio, quanta sofferenza. Bene, tutte queste tenebre saranno illuminate dalla risurrezione. Mi sembra un messaggio forte, un messaggio importante, che è proprio quello che l'arcivescovo ha cercato di comunicare con le sue meditazioni. Non peraltro la luce illuminata, la luce come abbiamo detto, scusi, la croce illuminata, la croce è simbolo del cristianesimo, insomma, simbolo della passione ma anche della risurrezione, cioè il Cristo morto che però poi si fa vivo e poi c'è questa grande gioia della risurrezione. Io le volevo chiedere, Don Emilio, innanzitutto è bello questo abbraccio di quasi tutta la città, vediamo di quasi tutta, di parte della città che si è stretta attorno alla Madonna, al Cristo morto e, come dicevamo prima, alla croce. E poi le volevo chiedere, tra processione e Via Crucis però ci sono delle differenze dal punto di vista liturgico? Beh, diciamo che l'unica differenza è che la processione del Cristo morto è concentrata sul fatto di accompagnare Cristo al sepolcro, quindi è come se tutto fosse già avvenuto e c'è questo momento mesto, silenzioso, doloroso, quando sembra che si sia persa la speranza. Invece la Via Crucis, dal momento della condanna, tutti i passaggi, Gesù che viene caricato della croce, Gesù che incontra sua madre, Gesù incontra le pie donne, la Veronica asciuga il volto di Gesù, ecco, sono tutti, diciamo così, episodi che ci fanno entrare anche emotivamente, perché no, in questa realtà di dolore. Prima facevi accenno alla croce, questa croce luminosa. Pensa che la croce era lo strumento di tortura, il peggiore che i romani avessero potuto inventare, ed era riservato ai peggiori dei peggiori. Chi veniva crocifisso non era ritenuto nemmeno degno di sepoltura, per essere dimenticato per sempre come mai esistito. Fu solo per la coincidenza della Pasqua che chiesero che il corpo di Gesù venisse sepolto, probabilmente insieme anche ai due ladroni, perché non rimanesse un corpo in putrefazione davanti agli occhi mentre si va a festeggiare, insomma, capiamo bene. Ma dicevo, questo strumento di tortura e di dolore atrocissimo, tra i peggiori che i romani avessero mai inventato, ecco perché vanno dai romani a dire crocifiggilo. Se leggiamo il Vangelo ci sono sempre le guardie del Tempio che fanno un po' tutto, ma la decisione di crocifiggere è riservata al potere di Roma, quindi devono per forza rivolgersi a Roma, ecco. Ma comunque questo strumento atrocissimo di morte diventa la manifestazione più alta dell'amore di Dio. Questa è
Cioè, questo è un Dio che cambia tutto, no? Cioè, tutto ciò che è buio lo rende luce, tutto ciò che è fallimento lo rende vittoria, tutto ciò che è scoraggiamento lo rende forza. Ecco, c'è questa, proprio questa dicotomia, una continua modalità di superare la difficoltà fino a superare il peccato e la morte. In fondo Gesù si è incarnato, ha dovuto incontrare il peccato fino in fondo, e questo è il motivo per cui poi è morto, per incontrare il peccato in quel dolore atroce, perché il peccato è il dolore del mondo. L'ha fatto tutto proprio per poi logicamente sconfiggerlo, e quindi la morte, e quindi la risurrezione della vita. Ecco. Stiamo vivendo e abbiamo vissuto anni difficili, quindi mai come ora, per chi è fedele, per chi è credente, ci si può rivolgere al nostro Signore, ci si può rivolgere alla Madonna, e ci si può rivolgere anche con una semplice preghiera. C'è la guerra in corso, una guerra terribile, abbiamo passato e stiamo passando anche il Covid. E cosa dire? Momenti come questi di comunità e di comunione servono anche a stringerci uno sull'altro, uno con l'altro. Ed è bello tutto questo momento di comunione tra gli uomini. Che terribile che ho. Siamo in tanti con lo stesso ideale, con lo stesso pensiero. Forse questa volta sono venuti meno i curiosi, no? Quelli che sono lì a godersi uno spettacolo. Noi siamo venuti per pregare. Penso che quasi tutti quelli che sono qui per pregare. Magari potranno anche non essere pienamente proprio contenti di questa variazione, ma sono qui per pregare. E quando in tanti si prega, si genera la presenza di Gesù. Gesù ha detto: dove due più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi la comunione genera la presenza di Gesù, Signore, in mezzo a noi. Allora è bello pensare che in questo momento questa comunità pescarese che prega, e forse tanti non sono nemmeno di Pescara, questa comunità che prega genera la presenza di Gesù. E la presenza di Gesù è risorto, non è il morto, è il risorto. La prospettiva è sempre la risurrezione e la vita eterna. Noi siamo capaci di rivivere tutto questo dolore, ma solo in funzione della risurrezione e del dolore. Quindi è un momento di speranza, quella di cui tutti abbiamo bisogno, la speranza che la guerra termini, ma che termini la guerra nel cuore dell'uomo, non tanto solo la guerra in Ucraina o in tante parti del mondo. Purtroppo abbiamo ancora tante guerre ben dimenticate e violentissime, con delle persecuzioni inaudite, non solo verso i cristiani ma verso l'umanità disagiata, più povera, e va bene. E allora, ecco, questo momento di speranza, ma la speranza più autentica, quella proprio che riponi nel Signore, che ha la potenza di vincere il male, il peccato alla morte. Ecco, solo tu puoi salvarci, le parole che abbiamo appena ascoltato di questa ultima orazione della stazione. Ecco, noi abbiamo in queste orazioni, magari avremo modo anche di pubblicare sul sito della diocesi questo libretto, lo si potrà prendere in mano, potrà essere un ottimo strumento di preghiera per tanti, sentendosi in comunione con noi, ma anche proprio per pregare personalmente. Le meditazioni del Vescovo, le orazioni, le invocazioni sono veramente piene di una speranza, ti danno la forza di superare quelle difficoltà che tutti nella vita affrontiamo. Ma quante volte abbiamo delle difficoltà? A chi ti rivolgi? Sì, a una persona amica, ma poi capisci che occorre qualcuno che è più forte, che ti può dare di più. Ecco, il Signore è lì che ci ascolta e può donarci questa forza. A noi la capacità e la possibilità anche di accoglierla, e questa è un'altra cosa importante. Accogliamo l'amore di Dio, accogliamo la forza che Dio ci dà, accogliamo lo Spirito Santo. Gesù in croce viene trafitto da una lancia, ne esce sangue e acqua. Il sangue e acqua rappresentano tutto il suo dolore, tutta la sua passione, ma anche il battesimo, l'Eucarestia, i sacramenti, il dono di sé, il dono di sé per noi, cioè fino al sangue, come si suol dire, fino al sangue. Don Emilio, siamo quasi in conclusione, c'è la 12ª stazione, che è una stazione particolarmente importante e toccante. La 12ª stazione è la Gesù che muore in croce. Ecco, proprio la morte di Gesù. Si muore, quando si viene crocifissi, si muore di asfissia, con un contorcimento particolare di tutte le membra del corpo. È una cosa atroce, atroce. E Gesù ha parole
d'amore e di misericordia. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Anche io penso che alla fine di questa Via Crucis, di questo servizio, penso che questa sia una delle frasi più importanti di Gesù. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Se la Via Crucis lascia alcuni insegnamenti preziosi, e tanti veramente, questo mi sembra tra i più preziosi in assoluto, il perdono, il perdonare, il donare gratuitamente, anche se non ti chiedono scusa, prova a perdonare, prova a donare amore, esattamente come ha fatto Gesù, ha donato amore a coloro che gli hanno fatto di tutto, fino ad ucciderlo. Ecco, la morte non l'hai subita, l'hai celebrata, l'hai accolta, l'hai scelta per la nostra salvezza, amando, perdonando, donando se stesso. Arriverà lo Spirito Santo che cambierà l'esistenza di tutti coloro che la riceveranno, per primo gli apostoli che erano prima impauriti e poi vanno in piazza ad annunciare la risurrezione. Ecco, allora penso che la speranza si coniughi perfettamente con un Gesù che muore invocando il perdono per coloro che stavano compiendo questa azione così assurda, così ingiusta. Ma quante ingiustizie si subiscono nella vita? Mai come quella che ha subito Gesù. E allora questa è una scuola di vita, è una scuola di fede. Siamo in conclusione, Don Emilio, un primo bilancio di questa rivoluzione, di questa Via Crucis al posto della canonica processione. Non è tempo di fare polemica, almeno in questo momento, nei prossimi giorni se ne discuterà, forse, chissà, ma la città ha risposto comunque bene. Allora, non penso che se ne parlerà molto, perché c'è una piazza Salotto gremita, sembra quasi non esserci più posto. E allora in questa piazza Salotto così gremita di persone che rispondono tutte, quando c'era il Cristo morto, non vogliamo polemizzare, ma pochi partecipavano alla preghiera, quasi nessuno, l'amplificazione non era proprio alla perfezione, invece adesso abbiamo avuto questa possibilità di pregare lungo tutto il tragitto, di pregare tutti insieme, ma si sente dalle risposte che l'assemblea, abbiamo distribuito quasi 1000 di questi libretti, quindi e sono tanti, me li chiedevano ancora, quindi per dire non c'è solo da ringraziare il Signore, e può essere proprio una svolta che ci fa capire che la cosa più importante è pregare e trasmettere i valori autentici, perché il valore autentico non è il modo di come fai una processione, ma è quanta intensità, quanta fede, quanta testimonianza riesci a dare. Mi sembra questa la testimonianza più importante per le nuove generazioni. Magari leggendo o rileggendo soprattutto il Vangelo. Io vi invito in questi giorni, oggi, domani, per esempio, Sabato Santo, un giorno che io lo definisco del non senso, un po' l'assenza di Dio, apriamo il Vangelo, rileggiamo l'ultima parte, molto facile da ritrovarlo, la passione, secondo Marco, Luca, Giovanni, Matteo, quello, ne scegliamo una, dedichiamoci quei 10-15 minuti o forse anche un po' di più, la rileggiamo con calma, entriamo in questa situazione, entriamo in questa esperienza, perché deve assolutamente alimentare la speranza di cosa accadrà domani notte. Ecco, io colgo questa occasione per invitare tutti coloro che ci stanno ascoltando di partecipare a una veglia pasquale. La veglia pasquale è la veglia delle veglie, è un'esperienza straordinaria, meravigliosa, si ripercorre un po' tutta la storia della salvezza dalla creazione alla risurrezione di Gesù, ed è un messaggio che ridà la vita. Ridà vita, poi spesso nei parrocchi sono i battesimi, ecco. Quindi c'è la veglia pasquale, io ve la raccomanderei, informatevi nella vostra parrocchia a che ora si tiene e andate, partecipate, dura 2-3 ore, ma non è più il tempo che conta, è l'esperienza del passare dalle tenebre alla luce, e questa luce ha a che fare con l'eternità, col per sempre di Dio, con il per sempre dell'amore di Dio verso tutti. Grazie a Don Emilio Lonzi, che come ogni anno ci racconta la passione di Cristo e questa volta ci ha descritto le 14 stazioni della Via Crucis, a cui forse siamo poco abituati, perché insomma c'era la canonica processione con i simboli che passavano. Io ti ringrazio ancora una volta, non si può, mi hai detto, fare benedizione, però un augurio.
sì. Ma veramente la benedizione che viene da Dio è il benedire, il dire bene. Io vorrei che in questa Pasqua tutti imparassimo a dire bene, perché la vera benedizione è dire bene. Diciamo bene gli uni degli altri, perché Dio dice bene di noi. Diciamo bene di Dio e che questa benedizione tocchi i cuori di tutti, perché ci sia un po' più di pace nei propri cuori, nella famiglia, nella città, nella regione, nella nazione, nel mondo intero. Una benedizione che sia veramente un'esperienza di pace interiore ed esteriore fra tutti. Grazie Don Emilio, grazie a voi telespettatori, gentili telespettatori di Rete 8, ringrazio il collega Diego Martelli e l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti voi. Arrivederci.